Nei giorni caldi, sul fronte del pasticcio, sul bando per la bonifica dell'area ticosa di Como, proseguono gli interventi per realizzare il mini parcheggio davanti all'edificio della Santarella, la cui progettazione può proseguire indipendentemente dai risvolti sul resto della superficie. Si tratta di circa 100 posti auto che saranno realizzati tra via Sant'Abbondio e l'ex Tinto Stamperia. Sono terminati infatti in questi giorni i rilievi topografici propedeutici alla stesura degli elaborati esecutivi. In fase conclusiva anche le relazioni dei geologi. L'obiettivo di Palazzo Cernezzi è dunque riuscire a predisporre il progetto entro i mesi di settembre e ottobre per poter indire poi la gara entro la fine dell'anno. Intanto sul resto dell'area dell'ex Ticosa resta il caos dopo il bando sbagliato per l'affidamento dei lavori di bonifica dell'ultima porzione di terreno, la cosiddetta Cella 3. La commissione consiliare prima, che si è riunita lo scorso lunedì, ha messo in luce gli errori della gara di appalto, ma nessun responsabile è stato ancora individuato.